ci sarebbe voluto un tomo, anzi più tomi, per raccontare quella che è stata la cavalcata di 50 anni ed oltre dell'università, della facoltà di ingegneria dell'Università dell'Aquila. Questo libro è una sintesi che parla sicuramente del passato, di questi straordinari anni dei pionieri, di chi volle qui a Roio, un campus lì dove c'era l'ex colonia voluta dal duce per i figli dei marinai. Questo grande sogno poi si è trasformato in una stupenda realtà che poi è andata incontro nell'ultimo periodo al sisma, la facoltà di ingegneria che crolla nella sua sede. Proprio nella ricostruzione di questa sede c'è il carattere di questa università, di questa città e l'importanza di questo presidio qui su questo colle magico, che un po' rappresenta anche il futuro dell'Aquila, il futuro della ricostruzione. Qui a Roio, ingegneria. L'entusiasmo delle cose che facevamo, che siamo riusciti a diventare una facoltà di ingegneria nota, oso dire, in tutto il mondo, perché effettivamente è così. Il rapporto con il capoluogo, diciamo, è stato direi anche quello una cosa combattuta, non facile, fino a quando si è capito che praticamente l'università nel suo insieme e naturalmente la facoltà di ingegneria, diciamo, determinavano un avvenimento, un qualche cosa che poteva avere risvolti molto positivi, così come è stato per tutta la città. Vi ringrazio l'Ateneo per avermi invitato, per aver avviato questa iniziativa. È un momento di riflessione, sempre, perché uno si deve domandare se ha fatto tutto quello che doveva fare, se i risultati ci sono, e nonostante tutto il periodo che c'è stato vedo che la facoltà è sempre quella, è sempre la sua forza, la sua voglia di crescere, il desiderio di essere collocata fra le prime a livello nazionale. Auguro alla facoltà che le sue aspettative siano sempre più facilmente accontentabili e che riesca a diventare e ad essere sempre positiva nelle sue proposte, nei suoi risultati e nelle aspettative di tutta la città.